Noi lo utilizziamo spesso in ambito post-chirurgico e non direttamente nella fase acuta, ma quando il paziente inizia a riprendersi un po' di più anche a livello muscolare, perché deve andare anche a lavorare, diciamo, con delle componenti di forza e di variabilità che darà la pedana. E ha un ottimo, diciamo, impatto su quello che sarà poi la vita futura, perché previene il rischio di caduta e va a lavorare su quella che è la stabilità, in quanto lavorando tanto, soprattutto in ambito protesico, un paziente magari ha delle problematiche che si porta dietro da diverso tempo, quindi c'è un allontanamento da quella che è la linea mediana, e quindi il macchinario aiuta a riposizionare e a mantenere una posizione corretta. Non è solamente utilizzabile in ambito post-chirurgico e soprattutto post-protesico, ma anche a livello, per esempio, sportivo. E anche qui l'abbiamo utilizzato parecchie volte sulla riabilitazione dei crociati. Ma anche solamente può avere anche un impiego a livello sportivo per migliorare quella che è la performance del paziente dal punto di vista del bilanciamento del carico e della stabilità, della propriocezione.